it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ma la domanda è, no? Cioè, dobbiamo fare sta cosa, ma io giocatore, almeno un briefing fatto prima per dire faremo la cosa così e cosà. Ho capito, è quello che ho fatto fino adesso. C'è un messaggio che dovrebbe essere visualizzato all'inizio del gioco, no adesso. Cioè, come pensi che ci sono arrivato fino qua? Vabbè. Salviamo. Allora, il cassonetto. Ecco, per esempio, no? All'inizio mi hanno detto... Ah, no, non dimenticare il tuo travestimento e sono nascosto nel cassonetto. Non dovesse. Perfetto. Se io me ne fossi dimenticato, per dire, come cazzo faccio? Ma poi porca miseria, c'è un punto di salvataggio ogni 3 metri. Una cosa imbarazzante proprio. Ah, eccolo. Travestimenti sono nel cassonetto ovest. Seconda mappa, una fila di cassonetti interi. Non c'è niente, devi arrivare fino qua. Oh, che lì. Allora. Thank you.
il follone a ascoltare sti tizi, eh? Ma, punto. Visti i risultati, sì. Siamo riusciti a ricreare la vita partendo da zero. Tecnicamente basterebbe fare sesso. Non so se. A meno che in tutto il mondo non sono tutti sterili. Ah, intende in quel senso la vita. Che comunque c'erano le piante pure nella base mia, no, PD. Il povero uscito ha tenuto nel mirino a sto tizio. Si sa quanto tempo, nonostante questo si sia mosso a destra e a sinistra. Ma la mia domanda è: io, cioè Sanji, in questo piano che ruolo ho? Visto che ha fatto tutto lui. Ah, ecco, serviva questo, era il piano B. Perché serve che c'è delle durate geniali e poi scade su cose. Ah, sarebbe quella la barra del tempo. Ma c'era nel tutorial? Oppure la barra che indica lui quando... Aspetta, vediamo. No, è la sua barra della vita. Pensavo fosse la barra del tempo per fare l'input del banca. Ai 40 zero. E se quella è la finestra di fine battaglia, cioè se per ogni battaglia tocca fare così, ancora a 40 ore ne aggiungiamo 5, di gioco ne aggiungiamo 50, perché a un certo punto del gioco io devo grindare per farmi i livelli, per esempio, no, finisco più. Mi assi nella mania, perché il gioco ha un linguaggio scurrile.
E giuro per l'anima di mia sorella e del mio amico Abdul, ti ho riportato. Ok, è un intermezzo per introdurre, credo, dopo altre persone. E questo è il motivo per cui c'erano tanti save point. Dovevo aspettare. Ma quindi aspetta. Cioè, non sarà vera sta cosa. Ah, ok. Detto, non è che visto che quello sta in alto, allora è volante, e quello che sta in basso, allora è nano. Stanno tutti a terra, ok. La cosa dell'impeto è tipo la limit del set, cioè quando ti si carica la barra o la fai o la fai, poi attacca e basta. Poi non mezzo ancora. Salviamo per sicurezza, non si sa mai. Penso, considerando quanto siate pippe al sugo, potrei andare davanti a loro due e ucciderli. Perché ricordiamo, questo gioco ha un linguaggio scurrile. Oh, hanno detto chiappe però, attenzione.
Mi aspetterò in un video generico. Risalviamo. Non si sa mai. Comunque il Lens Flare continua a esserci. È una cosa veramente. Non mi. Non trovo le parole. Vergognoso. C'è anche in battaglia il Lens Flare. Dio santissimo. Allora. Ma la vera domanda è, si può scappare? Non che... Vabbè. Ah, però la barra combo si mantiene da combattimento a combattimento. La stamina no. Quindi io tra un combattimento e l'altro la stamina non la ricarico. Però ma e mantengo la mia capacità di fare colpo. È opinabile. Risolviamo, che non si sa mai. Poi, tra l'altro mi piace la cosa, no? Passiamo per le fogne, ok, come? Le fogne attraverso Neo Tokyo, cioè attraverso tutta la città di Neo Tokyo. E quindi immagino ci sia più di un ingresso delle fogne, no? Però l'idea geniale è ritornare. Dov'è il luogo dell'attentato? Cioè, tu hai appena fatto un attentato, ovviamente ritornare sul luogo dell'attentato è la cosa più sicura del mondo quando sei ricercato, stanno i soldati in giro. Vabbè. E poi soprattutto il mio CD, porca puttana, vi ucciderebbe tutti se avesse una forma umana e un'arma in mano, perché porca miseria non si può mettere un cazzo di paletto qui e un altro qui e non qui. Porca puttana. Non facciamo disposizione dei cadaveri, tanto. No, non finiscono più per niente. Ma noto adesso che lui ogni volta che inizia il combattimento si strappa la maglietta. Non mi piace tanto il fatto che l'impeto non abbia una corrispondenza numerica, nel senso è un po' generico, cioè sì, io vedo che si carica la barra, ma non ho idea dell'entità del caricamento della stessa. Allora, già che stiamo qua, usiamo la combo. Beh, effettivamente sì, il gioco conteneva anche scene cruente. Non l'ho fatto, però va bene. Non è quello che volevo fare. Onestamente sta cosa che io, dopo che faccio azione, seleziono il target e... Cioè, il fatto che ci sia del tempo per mettere l'input, secondo me è un... Cioè, una cosa inutile, è una di quelle cose che aggiunge una finta difficoltà, perché non ha senso di esistere, insomma. Per esempio, se prendiamo Chrono Cross, che usa più o meno lo stesso sistema, nel senso che ogni volta che tu vai ad attaccare un nemico, tu hai... Fai tot attacchi in base alla stamina che hai, consumando la stamina in Chrono Cross. Però tra un attacco e l'altro, cioè io posso pure andare in bagno. Non è che cioè non c'ha
doverlo farlo in tempo reale, perché c'hai poco tempo, perché poi finisce il tempo e perdi l'azione, non ha niente, non ha una profondità strategica. Non serve assolutamente a niente. Avrei preferito molto che fosse più su un sistema Chrono Cross o, come pensavo all'origine fosse, come Blitz di Sabin di Final Fantasy 6, ovvero tu selezioni il target e poi hai tutto il tempo per fare l'input dei tasti come ti pare. Wow. Secondo me era un piano del cazzo, però vabbè. Ah, sui due tizi c'è là. Ma perché gli viene permesso di stare nel luogo dove è appena avvenuto un attentato? Beh, finora è grande 4 mappe. Salviamo perché non si sa mai. Risalviamo perché non si sa mai. Ah, ce l'hanno messi. Siete chiusi, però io sono entrato. Ah, il piano funzionerà? Non ci poniamo il problema perché non ci si può arrivare. Fantastico. Minchia, marmocchio, non serviamo latte. Che battutone. Non l'avevo mai sentita.
Penso che un po' tipo il 90% della popolazione si chiamerà Yamada. Che poteva essere un'informazione utile, effettivamente. Sapere il nome del padre. Che sarebbe la metropolitana? E andiamo a prendere questa metropolitana.